lasciate che i bimbi vengano a me. Gesù è circondato da tante donne, mamme con i loro bambini, e questi bambini cercano di avvicinarsi a Gesù e gli apostoli glielo impediscono. Perché intervengono gli apostoli e fanno sì che i bambini non si avvicinino a Gesù? Varie possono essere le motivazioni. Le più eclatanti è quello che temevano che poi Gesù si stancava con questi bambini, ma principalmente i bambini in quel tempo erano considerati impuri. L'elemento impuro che toccava un'altra persona trasmetteva l'impurità all'altra persona. Quindi i discepoli pensano che i bambini, essendo impuri, toccando Gesù, passavano l'impurità anche a Gesù. Però Gesù taglia corto, forse proprio per questo criterio che conosceva anche lui, e dice: lasciate che i bimbi vengano a me. Allora, questa è una raccomandazione molto viva, specialmente ai tempi di oggi, perché il problema della formazione e dell'educazione dei bambini non può essere lasciato a caso. È un punto fondamentale. Sono delle responsabilità fortissime. Oggi il problema del lavoro dell'uomo e della donna, e anche del doppio lavoro, fa sì che papà e mamma stanno quasi tutta la giornata fuori. Chi ha la funzione di educare i figli? È chiaro che qui scattano tante situazioni sociali che non si possono risolvere in 5 minuti, anche se io già in un mio scritto proposi il part-time delle mamme con il contributo assistenziale del governo, ma queste sono discussioni che non riguardano direttamente me e il tempo in cui stiamo parlando. È necessario però che i genitori, per i loro figli, devono pensare alla salute, devono pensare alla scuola, devono pensare al gioco dei propri figli, vedere come crescono, ma devono anche inculcare il senso della preghiera. Oggi non sempre le famiglie, anche cristiane, ci tengono a educare i figli alla preghiera. È fondamentale e è importante ancora nella formazione dei piccoli dare la testimonianza di vita, di una fede concreta. Se i genitori, meglio ancora, se i bambini vedono che il papà o la mamma bestemmia, è abituato a bestemmiare. Se papà e mamma vengono viste dai figli che prendono la bustarella, e si abituano che è lecito prendere la bustarella. Se odiano, se si ribellano, se fanno vendette, poi i figli crescono così. Allora i genitori sono responsabili davanti a Dio, non solo davanti alla società, del dono che Dio ha dato a loro e fare sì che crescano i loro figli come tanti angioletti. È difficile, direi quasi impossibile, ma se dentro il cuore dei figli si fa crescere l'amore, non ci saranno mai deviazioni quanto saranno grandi.